il gelato di ciliegie. Eravamo ragazze con le ciliegie, queste qua per esempio, per ora vedete, ci facevamo le orecchine, ce le mettevamo alle orecchie così. Fanno, le ciliegie sono praticamente, depurano il sangue, e con queste qua, con i picciolo, queste qua esterne, si prepara un decotto ed è un diuretico, un forte diuretico. Siamo andati in campagna, come avete visto, e abbiamo raccolto le ciliegie, le nostre belle ciliegie, belle mature. Ora le abbiamo portate qui a casa e oggi mi è venuta l'idea di preparare, volevo inizialmente preparare solo la marmellata, però in mente, siccome mia mamma è golosa di dolci, di gelati, di granite, allora ho pensato di fare un buon gelato alla ciliegia. Occorrono questi ingredienti: acqua che qua, naturalmente le ciliegie, lo zucchero e la panna. Dobbiamo fare lo sciroppo. Lo sciroppo si fa con mezzo litro di acqua. Io ho il biberone di mio figlio ancora, lui ha 42 anni e io conservo il suo biberone come un'età di misura. Ne abbiamo uno e uno, due. E abbiamo il nostro mezzo litro di acqua. Dobbiamo prendere 250 g di zucchero e 300 g di ciliegie. Poi mettiamo un po' di panna, quindi viene a sufficienza una bella vaschetta. Viene il gelato. Ora naturalmente questo qua lo andiamo a mettere sopra il gas, perché si deve preparare lo sciroppo. Lo sciroppo va fatto a caldo. Lo metto magari un pochino più basso perché deve dare il tempo di snocciolare le ciliegie. E così. Ora noi andiamo a snocciolare le nostre ciliegie. Se sono 300 grammi, almeno devono essere come quantità mezzo chilo, perché dobbiamo togliere il nocciolo dentro, dobbiamo togliere il peduncolo. 300 grammi deve essere netto. Ora queste ciliegie le dobbiamo andare a lavare. Ciliegie, so, è un alimento molto buono come alimento, perché la ciliegie depura il sangue, poi è un alimento, un frutto che ti sazia, ti riempie, per cui anche nelle diete dimagrante è un ottimo coadiuvatore. Inoltre, noi vedete, questi qua sono i peduncoli. I peduncoli non vanno buttate, perché questi qua, i peduncoli, servono come diuretici. Io infatti li raccolgo. È un diuretico naturale. Con 50 g di questi peduncoli in un litro d'acqua si fa un decotto, si fanno bollire per 5 minuti e poi deve avere un ottimo decotto da prendere 2-3 tazze al giorno, ed è un ottimo diuretico. Dobbiamo togliere il nocciolo interno. E poi, quando finisco tutto di fare, li andrò a frullare con lo sciroppo. E poi un alimento ricco di ferro anche e di vitamine, la ciliegia. Viene il frullatore e aggiungiamo lo sciroppo. Ora lo dobbiamo, per ora è caldo, perché lo sciroppo era caldo, lo dobbiamo lasciare raffreddare prima di mettere la panna e di metterlo nel congelatore. Quindi metto nella bacinella un po' d'acqua, così ammollo nell'acqua, in modo che si raffredda. Dopo averlo frullato mettiamo la panna, però guardate, la panna è a piacere, potete anche non metterla. Se voi piace la mettete, la quantità è a secondo il vostro gusto. Questa è un 250 grammi, questa qua, di panna, di quelle che si trova nelle buste già preparata. Se avete la gelatiera, quella con che si mette nel congelatore con il filo esterno, certo in quel modo è buono, perché la gira in continuazione e il gelato viene molto fine. In questo modo naturalmente viene buono, però a metà congelamento lo dovete, ora lo mettiamo nel congelatore. Una bella merenda. Mia mamma ancora granito non gli ha preparato, però già lei
aspetta perché dice, ma che fa fuori, piove? No, non piove, c'è il sole. Allora ora ci vuole la granita. Oh mamma, mamma, ci buttavo un gelato, non so se Gelato. ci buttavo un gelato, non so se sei un gelato, ufficiale gelasse. Buonasera. Una donna forte, mi ha superato tante nella sua vita. E ora come una principessa. Mussaggia. Viene fatto di ciliegie. La cavia l'ho fatto fare a mia mamma, ma io lo devo assaggiare naturalmente. Io sono golosona pure, si vede, no? Dall'amore che ho. È squisito. Un buon pomeriggio, anzi ora diciamo una buona serata a tutte quante.